Eccoci, è bello trovarci insieme anche quest'anno, in questo momento che è la festa della voce del popolo, cioè il nostro settimanale diocesano, ma anche l'occasione per incontrare i sostenitori, i presidenti, i direttori delle associazioni un po' più vicine al nostro mondo e soprattutto è anche l'occasione per ascoltare in anteprima il nostro vescovo, che presenta il tema dell'anno, la sua lettera pastorale, e lo fa da qualche anno con degli interlocutori importanti. Io poi lascio alla serata il suo corso, però direi che quest'anno particolare ha un motivo in più per trovarci insieme, nel senso che da qualche mese la Voce del Popolo ha cambiato direttore. Il nostro Don Adriano, che qua l'ho grato, ha fatto un servizio molto bello e lungo negli anni. Domenica diventa finalmente, diciamo anche per lui, parroco di Ospitaletto. Quindi io farei un applauso al nostro Don Adriano che adesso, eccolo là, è pronto, si è disteso per bene in questo periodo ed è pronto per diventare parroco. E certo, immagino. E il nostro Luciano Zanardini adesso da qualche mese è direttore. Ho l'occasione di, un po' lo conoscete, però è bello sempre conoscere i volti delle persone che ci aiutano e quindi Luciano è il direttore, sarà direttore per qualche anno, parecchi anni speriamo, e quindi è l'occasione per vederlo e conoscerlo di persona. Tutto questo era quello che volevo dirvi, Luciano, ti lascio introdurre la serata e vi auguro di poter ascoltare queste parole anche perché il tema dell'anno, il tema che ci viene proposto è proprio il tema della parola. Grazie, grazie Gabriele, grazie a tutti della vostra presenza, grazie ai relatori che hanno accettato di dialogare con Sua Eccellenza il Vescovo Piero Antonio sul tema della lettera pastorale. Grazie a quanti ci sostengono, noi riusciamo a fare un giornale che racconta la storia delle nostre comunità, la vita delle persone, del nostro territorio. Lo facciamo grazie anche a voi, grazie ai lettori, grazie alle associazioni che ci permettono di raccontare le storie perché sono associazioni vivaci che hanno una storia importante. Una storia importante come quella del nostro settimanale che nel 2023 compie 130 anni. Quindi ho la fortuna di raccogliere il testimone da Don Adriano, ma è un testimone che parte da lontano, quindi dal 1893, e da lì noi continuiamo a raccontare la vita della nostra comunità e lo facciamo con soddisfazione e facciamo anche del nostro meglio, tutti, dalla redazione all'amministrazione, al consiglio di amministrazione, ai lettori, ai abbonati. Siamo una grande famiglia che cerca di dare spazio al bello, al tanto bello e positivo che c'è nella vita delle nostre comunità, comunità vivaci come quella di Lograto, che ringraziamo ancora una volta per l'ospitalità, grazie anche ai volontari. Cedo la parola a Massimo e vi auguro una buona serata. Grazie Luciano, una buona serata ancora a tutti, mi associo ai saluti di Gregorio Zanardini e ringrazio il Vescovo Monsignor di Marco Archetti e Francesca Barbera per aver accettato quest'anno l'invito a mettersi in dialogo, a confronto sulla nuova lettera pastorale del Vescovo dedicata, come ricordavamo, al tema della parola, il tesoro della parola. È una bella consuetudine quella che ormai si è instaurata fra la voce del popolo e il Vescovo, che gentilmente concede la prima sua lettera proprio al settimo e alla sua festa. Tema centrale della la parola e per dialogare col vescovo abbiamo invitato due figli. La parola hanno a che fare con i ragioni motivi. Perché drammaturgo, scrittore, ci siamo in difficoltà. Eccoci.
Allora dicevo, è diventata ormai una bella consuetudine quella che il Vescovo ha concesso alla voce del popolo di presentare per la prima volta, quasi in anteprima, la sua lettera pastorale proprio in occasione della festa con cui il settimanale apre da qualche anno la sua stagione sociale. Il tesoro della parola è già un tema che di per sé dice chiaramente quale tema il Vescovo ha voluto affrontare con questo nuovo documento, e per dialogare su questo tema abbiamo invitato due personaggi che non hanno bisogno di grandi presentazioni del mondo bresciano, esponenti di spicco della cultura bresciana, che con la parola hanno una frequentazione quotidiana, giornaliera. Marco Archetti, stavo dicendo, drammaturgo di punta del CTB, giornalista, scrittore e tante altre cose, che davvero però con la parola ci lavora ogni giorno, e Francesca Bazzoli, presidente dell'Accademia Cattolica, presidente della Fondazione Brescia Musei, ma soprattutto questa sera qui in veste di presidente dell'Editrice Morcelliana, che è una realtà storica dell'editoria cattolica bresciana. Ecco, per diverse ragioni, vario titolo, eccellenza, tutti e due i nostri interlocutori con la parola si confrontano ogni giorno. Ma prima di entrare nel vivo della serata e sottoporvi qualche spunto, qualche riflessione per appunto dialogare con il Vescovo sulla lettera pastorale, chiederei alla regia di mandare il primo filmato. È uno dei sei contributi video che arricchiscono la lettera pastorale. Si tratta di sei testi che, su indicazione appunto di Monsignor Tremolada, sono stati inseriti a supporto di quanto il Vescovo scrive nella sua lettera. Emanuele, possiamo partire con il primo, realizzati grazie alla collaborazione con il CTB anche questi. Un cuore puro può vedere Dio. Per essere in grado di vedere il volto di Dio, voi avete bisogno di un cuore pulito, di un cuore pieno d'amore. E voi potete avere un cuore totalmente pieno d'amore solo se esso sarà completamente puro, pulito e libero. E finché non siamo in grado di udire nel nostro cuore quella voce, la voce di Dio che parla nel silenzio dei cuori, noi non saremo in grado di pregare. Non saremo capaci di esprimere nelle azioni il nostro amore. Ecco, era l'attrice Giuseppina Turra che ha prestato appunto voce e volto per questo primo contributo video. Eccellenza, partirei con lei con una domanda molto semplice. Una lettera pastorale dedicata alla parola definita come un tesoro. Perché questa scelta e quale continuità con i documenti che ci ha presentato negli anni precedenti, Il bello del vivere, Nutrito della bellezza, e l'anno scorso Non potremo dimenticare? Intanto anch'io vorrei ringraziare di cuore tutti voi che siete qui, in particolare le persone che dialogheranno con me. Davvero vi ringrazio di cuore per la vostra disponibilità, ringrazio un po' tutti quelli che questa sera ci hanno permesso di vivere questo momento che è sempre significativo ed è anche, almeno per me, molto, molto coinvolgente. Perché una lettera pastorale sulla parola, con la parola con la P maiuscola, che in realtà, come potete anche notare dalla copertina della lettera, la P di parola è maiuscola. E questa parola è la parola di Dio, come abbiamo ascoltato anche nel video, queste erano le parole di Madre Teresa. La parola di Dio. Sono convinto che nell'esperienza della fede, la nostra esperienza, l'incontro con la parola di Dio è decisivo. Dobbiamo però capire bene che significato dobbiamo dare alla formula parola di Dio. E per capire che cos'è la parola di Dio, è indispensabile, a mio giudizio, rendersi conto di che cos'è la parola come tale, cioè nell'esperienza nostra di ogni giorno,
la parola ha un ruolo fondamentale. E per parola intendiamo, ecco, il parlare. La parola, questo è un termine che è sostantivo, nell'analisi grammaticale questo è un sostantivo. Ma per capire il suo significato dobbiamo trasformarlo in verbo. Per capire che cos'è la parola, sia nella dimensione umana del nostro vivere che nella dimensione religiosa, cioè nell'incontro con Dio, forse è bene sostituire al termine parola il verbo parlare. Dio parla, non solo esiste, ma parla. Dio ci parla. E questo è il punto, non è scontato riconoscerlo. Ci parla in tanti modi, però ci parla. E allora quando Dio parla succede qualcosa di simile a quel che succede quando noi ci parliamo. Ed è su questo allora che vorrei un attimo fermarmi e poi chiudo, perché è stato anche per me molto illuminante intuire questo, cioè il valore della parola. Quando una persona parla, cosa succede? E quando una persona non parla, che cosa succede? Non si parlano più. Io con te ho chiuso, non voglio più parlarti. Questo significa, oppure ho bisogno di parlarti. Avrei proprio piacere di parlarti. Parliamo un attimo. La parola. Attraverso la parola noi possiamo trasmettere delle notizie che ancora non si sanno, cioè una dimensione, direi, di informazione. Noi tutti siamo cresciuti andando a scuola, ciò che non sapevamo ci è stato trasmesso e insegnato attraverso la parola, il parlare dei nostri maestri, delle nostre maestre. Questa è una dimensione, ma in realtà non si tratta soltanto di far sapere alcune cose, di trasmettere delle informazioni che ancora non si conoscono. Il parlare permette a una persona di esprimersi, di farsi conoscere, di non la conosco, non ci ho mai parlato. Ah, quindi è parlandosi che ci si conosce. Ma certo, quello che io sono, l'altra persona comincia a intuirlo nel dialogo, quando ci parliamo, no? Perché nel parlare io, direi, faccio emergere qualcosa che mi sta profondamente a cuore e che non è immediatamente accessibile. La parola è una sorta di svelamento. E poi ancora la parola crea un rapporto, ha una dimensione relazionale, è comunicazione. E infine la parola è efficace. Quando una persona parla, le cose che poi viene a dire hanno un peso. Le parole pesano. Una volta che tu hai detto alcune cose, non puoi più tornare indietro. Che ti piaccia o no, le cose dette hanno le loro conseguenze. Ecco, la parola è tutto questo. Allora, immaginare che Dio parli, che esista la parola di Dio, che attraverso questa esperienza dell'incontro con la parola di Dio io possa e noi possiamo conoscere per esempio alcune cose che non sapevamo di Dio ma anche del mondo, che possiamo conoscere sempre meglio chi è Dio perché Dio si fa conoscere così, che entriamo veramente in relazione con Lui, una relazione che è anche affettiva come succede tra di noi quando ci parliamo e che poi questa parola, questo parlare di Dio che ci viene incontro, poi diventi capace di modellare la nostra vita, no? Di risulta efficace. Ecco, mi sembrava importante recuperare questa dimensione della fede, per cui trattando di Dio bisogna dire che parla, non semplicemente che esiste. E per capire che cos'è questa parola di Dio,
io penso che sia utile, direi, lasciarci istruire dall'esperienza umana. Grazie Eccellenza. Se la regia manda il secondo contributo video. Nel Vangelo è detto che tu, Gesù, sei il Verbo, la parola fatta uomo. Così tu puoi porre in risalto che noi possiamo godere della tua presenza anche prescindendo da ciò che ci manca. Il contatto sensibile, la visione immediata nella conversazione umana. Tu, Signore, ci dai e ci lasci la tua parola. Questa tua parola è un modo di presenza fra di noi. Essa dura, permane. La mia parola rimane in eterno. Attraverso la comunicazione della parola passa il pensiero divino. Passi tu, o Verbo, figlio di Dio fatto uomo. Tu, Signore, ti incarni dentro di noi quando noi accettiamo che la tua parola venga a circolare nella nostra mente, nel nostro spirito, venga ad animare il nostro pensiero, a vivere dentro di noi. Chi ti accoglie dice, sì, io aderisco, obbedisco alla tua parola, oh Dio, e ad essa mi abbandono. Grazie. Dottoressa Bazzoli, nella lettera pastorale il Vescovo a un certo punto usa, che dedica appunto al tema della parola, usa alcuni aggettivi per definirla, alcuni aggettivi molto, molto chiari e precisi. La definisce amica, vera, affidabile, seria. Che valore hanno questi aggettivi per un editore che tutti i giorni si confronta con la parola, anche soltanto per scegliere quelle da pubblicare, quella da diffondere, da divulgare? Mi pare che... troppo alto? Proviamo, no, prego. Proviamo. Mi pare che il Vescovo nel suo scritto questi aggettivi li attribuisca al desiderio che di ricezione di una parola si è fatta. L'uomo e in generale la società ha il desiderio di una parola che abbia quelle caratteristiche, quegli aggettivi che abbiamo detto, seria, affidabile. Quindi un desiderio dell'uomo, della società in cui viviamo, a cui corrisponde, direi parallelamente, quello che è l'obiettivo primario di una casa editrice, e cioè fornire una parola che abbia delle caratteristiche siffatte. Ed è un obiettivo primario, credo, lo posso dire con tranquillità, per una casa editrice come la Morcelliana, perché la sua storia ha dimostrato questo. Vorrei ricordare a chi già non lo conoscesse quali sono le origini, le fonti ispiratrici della fondazione della Morcelliana a Brescia nel 1925. Era un gruppo di giovani laici, Fausto Minelli, Capretti, Bendiscioli, che erano assistiti da Giovanni Battista Montini, che li supportò sia nelle ragioni ispirative fondanti della casa editrice sia anche materialmente. Perché fondare una casa editrice che avesse questa, che investisse questo sulla parola? All'epoca in funzione antifascista. E cioè il tema era affermare una parola vera contro quella che era l'ideologia che allora si andava imponendo, che era una ideologia che poi si è dimostrato stravolgeva, no? Stravolgeva la realtà. In una visione molto politica all'epoca, adesso altri parallelismi potremmo fare, però era il desiderio di affermare una parola di verità contro l'incipiente totalitarismo. E mi piace notare che questa stessa ragione fondante è anche quella che sta alla base della fondazione della casa editrice Einaudi. Negli anni immediatamente
nel 42-43 un gruppo di grandi intellettuali laici, questa volta all'epoca, cioè per la Morcelliana erano di ispirazione cattolica, tant'è che i primi libri che pubblicano sono una nuova traduzione del Vangelo. Questa è la parola di verità che si afferma contro il totalitarismo. Perché una traduzione del Vangelo? Per aggiornare, no? Ad un linguaggio più contemporaneo quello che era la parola, con la P maiuscola, come diceva il Vescovo. Ma anche la casa editrice Naudi, laica per eccellenza, l'intuizione della fondazione dell'altra grande casa editrice laica italiana è proprio in questa desiderio di affermare la parola di verità contro il fascismo. Il grande ispiratore delle Einaudi è Leone Ginzburg, che nel 1943 muore nel carcere di Regina Coeli, torturato dai tedeschi. E poi, com'è che portano avanti questa fedeltà, questa parola autentica? Nel dopoguerra c'è questo continuo parallelismo che io trovo interessantissimo. La casa editrice cattolica Morcelliana pubblica la grande esegesi biblica tedesca soprattutto, portando in Italia quello che è il meglio del pensiero dell'esegesi che poi fonderà anche gli studi del Vaticano II, tedesca in particolare, e così l'Einaudi porta in Italia la grande letteratura europea, no? È la modalità che hanno le case editrici per affermare la fedeltà a quel tipo di parola che il desiderio dell'uomo esprime. Oggi, l'hanno fatto negli anni, oggi cosa significa questo? Nella Babele dei linguaggi, per noi la fedeltà è una serietà di contenuti, di interpretazione, di capacità di parola, significa innanzitutto avere la capacità di selezionare e quindi grandi collaboratori, grandi nel senso di esperti, studiosi, profondi. Noi abbiamo dei comitati di redazione e i libri che noi pubblichiamo passano da questi comitati di redazione che fanno delle analisi anonime. Dei libri che si pubblicano, questi sono quelli che entrano nelle collane principali della nostra casa editrice, significa la direzione editoriale credibile, significa non tradire oggi un patrimonio che è la tradizione, che questa è, no, grandissima tradizione, stiamo quasi avviandoci al centenario della fondazione della casa editrice Morcelliana, ci ha consegnato e ci consente di stare sul mercato in modo credibile, perché è la storia che dà la credibilità anche alla parola che interpreta, che noi pubblichiamo, sia nel momento in cui, secondo la nostra vocazione, pubblichiamo e diamo risalto all'interpretazione della parola con la P maiuscola, sia quando ci avventuriamo su campi diversi, che sono tutte modalità per far vedere come questa parola si incarna nel mondo anche contemporaneo. Grazie mille. Passiamo a Marco Archetti. Restiamo ancora su questi aggettivi. Appunto una parola vera, affidabile, seria. Ecco, è una domanda forse un po' retorica, perché chi conosce gli scritti di Marco Archetti, romanziere, giornalista, ma anche chi ha avuto la fortuna e il privilegio di assistere ad alcuni spettacoli teatrali, penso, ne parlavamo prima, la parola giusta, dedicata alle stragi di Piazza Fontana e Piazza Loggia, portato mirabilmente in scena da Lella Costa prima che scoppiasse il putiferio della pandemia. Ecco, sa che sono aggettivi che caratterizzano anche le parole che Marco usa nella sua produzione. Ecco, ma ecco, ripeto, parto con la domanda, concorda con questi aggettivi che il Vescovo usa? Ne aggiungerebbe altri per qualificare la parola alla luce della sua esperienza di scrittore e drammaturgo? La parola tonante. Innanzitutto buonasera, sono molto contento di essere qui, non è che uno lo può dire proprio tutte le sere, quindi è una buona notizia. ovviamente non posso che concordare, mi colloco immediatamente nella posizione in cui mi sento più ergonomicamente a mio agio, non posso che concordare. Peraltro questa lettera pastorale contiene una messe di argomenti, di tematiche, di questioni che mi stanno tutte a cuore, direi, dalla prima all'ultima. Se potessi però, ecco, umilmente aggiungere un aggettivo e isolare, inquadrare un concetto che peraltro discende
da quelli che il Vescovo ha espresso con tanta chiarezza e anche perentorietà, devo dire, per fortuna. Con una dolce perentorietà, ma con perentorietà. Ecco, io aggiungerei una cosa che pesca nel fondo delle mie esigenze umane più autentiche, più autobiografiche, direi, che è questo. Una parola persistente. Perché, non so voi, ma io sono stufo, marcio, di parole volatili, di parole sciocche, di parole stupide, di parole che passano, di parole aerostatiche, che non hanno alcun peso specifico. E mi sento travolto, mi sento in una certa misura, talvolta perfino offeso, ma di certo sempre estenuato da questo diluvio di parole sciocche. Una parola persistente è quella che voglio, quella di cui ho bisogno, è quella di cui mi permetto di interpretare anche il vostro desiderio, magari con un filo di presunzione, ma sono convinto che dentro tutti noi c'è questa necessità. Una parola persistente, cioè una parola che resta. Io questa sera non vorrei tanto parlare e presentarmi a voi come scrittore, cioè come colui che produce parole. Mi sembra più interessante per voi che io parli di chi sono quando leggo, cioè di me lettore. Peraltro non mi sento di mediato definendomi lettore, anzi, paradossalmente credo che lettore esaurisca la mia identità in una definizione molto più di scrittore. Chi sono quando leggo, cosa cerco quando leggo e cosa significa per me questa parola persistente che cerco. La grande qualità letteraria, quando noi leggiamo un grande romanzo, la qualità letteraria che emerge è proprio quella, sarà capitato a tutti. Chiudete il libro e qualcosa vi insegue per giorni, qualcosa resta dentro di voi, c'è una scia, qualcosa di impalpabile, pure palpabilissimo, perché vi sembra quasi di percepirne lo spessore interiormente. A me succede sempre, ogni volta che leggo la grande letteratura, o che leggo le sacre scritture. Io sono un volonteroso lettore di Antico Testamento, per esempio. Ci sono alcune opere, come alcune scritture, come il Coelet, come Giobbe, come i Salmi, che ho letto ben più di una volta e che ho provato a meditare. Poi, come raccontavo, sono anche un grande consumatore di apparati critici, perché è vero che, come lei peraltro nella lettera dice, queste parole con la P maiuscola parlano a tutti, e poi c'è anche un piano in cui è interessante andare a cercare dentro le parole, etimologicamente, perché solo attraverso l'etimologia, in greco etimo vuol dire verità, è solo l'etimologia che apre, che squaderna i significati reali delle parole, quelle con la P maiuscola e anche quelle della P minuscola, quelle della letteratura. Perché mi interessa di più parlare di me come lettore? Perché leggere e ascoltare, che è un'altra attività in disuso, è infrequentata o sempre meno frequentata. Chi legge è disposto ad ascoltare, è disposto ad accogliere la parola di qualcun altro di cui riconosce l'autorevolezza, di cui riconosce il valore. Io come lettore sono esattamente quell'uomo lì che ascolta, che ha fame di una parola persistente, che ha fame di una parola autorevole, di una parola che pesa e di una parola che dentro di me faccia sentire tutto il suo peso. Mi piace molto questa idea perché è il punto di congiunzione, quello della lettura, in questa dimensione in cui io la intendo, è il punto in cui la parola confina col silenzio, cioè in cui la parola si trasforma nel silenzio e viceversa, il momento in cui si toccano questi due, che sono solo apparentemente due estremi, la parola e il silenzio. E poi diciamoci la verità, uno che legge assomiglia a uno che prega. In fin dei conti sei raccolto nel silenzio, fai spazio, escludi quasi tutto quello che c'è al di fuori di te. Io poi quando leggo non voglio rotture di scatole di nessun tipo, spengo il cellulare, se no non è leggere, e cerco di immergermi nei significati che qualcun altro mi vuole comunicare. Cioè apro le orecchie il più possibile. Cerco di aprire le orecchie, i pori e tutti gli organi di senso e di ascolto possibili. È un bel esercizio questo, perché ci insegna ad accogliere qualcosa l'altro da noi, ci insegna ad ascoltare, ci reinsegna ad ascoltare. Il Vescovo poi dice a un certo punto una frase in questa lettera che mi è sembrata molto bella. Dice che la parola è costante convocazione.
Io mi permetto di stabilire dei parallelismi tra la parola con la P maiuscola e la parola con la P minuscola, ben conscio della differenza tra la maiuscola e la minuscola. Tuttavia ci sono dei, inevitabilmente, per un lettore come me, scusatemi, sono qui a parlarvi di me, ma insomma, per un lettore come me ci sono dei punti di contatto. Sentirsi interpellati da ciò che si legge è una condizione importantissima. Ogni volta che io leggo Dostoevsky, che leggo Tolstoi, che, ma non leggo solo Russi, vi vorrei rassicurare, mi sento interpellato, mi sento chiamato a una comprensione e a una dilatazione della mia capacità di comprensione. Quando poi lei dice non si tratta, a proposito della parola, di emozioni passeggere, esprime mirabilmente quello che io intendo quando chiedo, esigo e voglio una parola persistente. Non si tratta di emozioni passeggere. C'è una frase molto bella di Giobbe che dice le vostre massime sono apologhi di cenere. Ecco, io voglio, esigo parole persistenti, parole che abbiano un significato, parole che ancora osino dire qualcosa. Grazie mille. Eccellenza, torno a lei. Abbiamo ascoltato due punti di vista diversi sulla parola. Ecco, fra le suggestioni che Francesca Bazzoli e Marco Archetti, che pure, anche se da punti di vista diversi, ogni giorno si confrontano con la parola, ecco, ce n'è qualcuna in linea con quello che lei ha messo in evidenza nella lettera pastorale? Sì, indubbiamente. Mi colpiva quanto diceva Francesca Bazzoli, questa capacità che la parola ha di contestare ciò che non è vero, ecco. E quindi la storia dell'editrice Morcelliana è significativa da questo punto di vista, come anche non sapevo, ecco, l'avvio di Einaudi. La parola che diventa poi libro, no? Diventa attività editoriale e che ha questa funzione di offrire, di mettersi al servizio della verità, no? Quando si fa l'esperienza invece del rischio, no? che si corre a causa di una ideologia che si sta imponendo. Questo mi sembra molto importante, perché se ci pensate è quello che succede quando ci si parla, no? Se non ci si parla, allora uno procede per sentito dire, no? L'ideologia in fondo è questa, no? Cioè, a differenza della verità, l'ideologia è qualcosa che ti viene offerto in maniera, direi, più o meno subdola, qualcun altro l'ha pensato e te lo spaccia per verità, per cui se non c'è questa possibilità, questa capacità di parlare veramente, prendi quello che ti viene dato per sentito dire. Qualcun altro ti dice che è vero, tu te lo prendi, punto e basta. E questo non funziona, no? Nell'esperienza di ogni giorno, noi questo lo viviamo. Cioè adesso ci sediamo un attimo e parliamo. Perché, guarda, ho sentito questo, ho sentito quest'altro, però avrei proprio piacere che adesso le cose ce le chiariamo, parliamo, ecco. La parola ha questa funzione, credo, e quando la parola poi prende la forma del libro, prende la forma addirittura di una, no, di un'attività editoriale, rende un servizio molto prezioso. Ecco, questo è quanto. E invece, da quanto diceva Archetti, questo aggettivo, no, che mi richiamava un aggettivo che io ho soltanto accennato qui, che però qualifica la Bibbia, le sacre scritture. No? I testi che compongono la Bibbia vengono definiti canonici. Canonici significa persistenti. Cioè, cosa vuol dire che queste scritture sono canoniche? Vuol dire che tu non puoi aggiungere nient'altro, e che li prendi così come sono, e per sempre saranno così. Ed è, se ci pensate, è suggestivo il constatare che il libro di Coelet, noi
libro di Giobbe, i Vangeli, li leggiamo noi oggi, ma non siamo i primi ovviamente, no? Da quanti anni li stanno leggendo questi testi? Beh, da 2000 anni, e anche prima, l'Antico Testamento anche prima, no? E poi quando noi saremo nel paradiso del Signore, le altre generazioni continueranno a leggerle. Questi testi rimangono per sempre. In questo senso sono canonici. Il canone, canon vuol dire la regola, il punto di riferimento. Questi testi non cambieranno mai. Il punto è riuscire a leggerli bene, no? Fare in modo, cioè, che l'atto di lettura, che deve avere le caratteristiche che lei giustamente ci ha ricordato, che l'atto di lettura è un'esperienza, direi, molto profonda, che è anche difficile da descrivere perché domanda quel silenzio e quella capacità di ascolto di cui si diceva. Ecco, tutto questo, se io lo compio in maniera adeguata quando prendo in mano i testi delle Sacre Scritture, ecco, io in quel caso incontro una parola che veramente non viene meno, una parola che è affidabile perché è vera e quindi è come una roccia, no? che non si sgretola e su cui io mi posso appoggiare. Perché? Perché ha la presunzione, e per noi questa è una convinzione, che venga da colui che in assoluto è il soggetto più affidabile, cioè Dio. Lui si fa garante di questa parola. Per cui viene affidato il compito di leggerla in maniera autentica. Se riusciamo a leggerla bene, qui troviamo veramente qualcosa che non delude. Se volete, siamo nella linea dei grandi profeti e nella linea dei grandi poeti e dei grandi scrittori. Ecco, le sante scritture ci consentono di vivere un'esperienza di affidamento a qualcosa che non viene meno, che è appunto persistente, che è, direi, qualitativamente ancora più grande di ciò che ci viene offerto dai più grandi poeti. Grazie Eccellenza. Chiederei alla regia di mandare un altro contributo video. Occorre che il primato della parola sia vissuto. Ora esso non lo è. La nostra vita è lontana dal potersi dire nutrita e regolata dalla parola. Ci regoliamo anche nel bene sulla base di alcune buone abitudini, di alcuni principi di buonsenso. Ci riferiamo a un contesto tradizionale di credenze religiose, di norme morali ricevute. Nei momenti migliori sentiamo un po' di più che Dio è qualcosa per noi, che Gesù rappresenta un ideale e un aiuto. Ma perché non scuoterci? Perché non darci da fare affinché i tesori che abbiamo tra le mani siano resi produttivi? Perché non accettare di sperimentare come le nostre possibilità latenti e inoperose vengano scosse, riordinate, rese esplosive per l'azione dall'appello misterioso e penetrante della parola di Dio. Chiederei adesso sia a Marco Archetti che a Francesca Bazzoli di riflettere su questa domanda. Nella lettera, il Vescovo, parlando della parola, quella con la P maiuscola, quella di Dio, evoca la sua capacità di sorprendere e di illuminare, addirittura arrivando a salvare. Ecco, anche le parole con cui ogni giorno, con obiettivi e intenti diversi, voi vi confrontate, hanno questa forza, anche se non hanno quella P maiuscola che caratterizza la parola di Dio. Non so chi dei due vuole. Francesca, prego. Ma si tratta di una forza completamente diversa, a mio avviso. In questo scritto del nostro Vescovo direi che ci sono spunti fortissimi sulla capacità della parola con la P maiuscola
svolge una funzione assolutamente straordinaria per la vita dell'uomo, nel senso di rendere presente quello che nella dimensione temporale è assente. Quindi una capacità di mediazione della parola che raggiunge solo nella, con la parola P maiuscola un risultato di questo genere. Io mi commuovo sempre tra i vari passi che mi commuovono del Vangelo, ma quando mi imbatto in Gesù che chiede a Pietro: dove vai? Vai via anche tu, e lui gli risponde: ma dove vuoi che vada? Tu hai parole di vita eterna. Ecco, quello è uno dei brani del Vangelo che secondo me è una scarica elettrica. Hai parole di vita eterna nel senso che ci parli della vita eterna, ma anche nel senso che la tua parola rende presente nella nostra vita la vita eterna. E questa capacità ce l'ha la parola con la P maiuscola. Credo che a tutti sia capitato qualche volta nella vita in modo particolarmente eclatante questa di sperimentare proprio esistenzialmente la potenza di questa parola. Prima si parlava di Monsignor Capra a tavola, mi è venuto in mente proprio lì mentre se ne parlava un momento nella mia vita dove è stata così sperimentata direttamente la potenza di questa parola, ai funerali di un fratello di mio nonno 95enne, in Duomo, dove c'erano delle letture che parlavano del senso di una vita compiuta, no? Era morto a 95 anni. Monsignor Capra, che nell'interpretazione della parola dava il senso della proiezione ultraterrena di una vita spesa tutta compiutamente su questa terra. Poi c'era il Verbo di Dio incarnato nelle riflessioni del Vescovo, la parola, il Verbo incarnato come oggetto di adorazione accostate sono ben evidenziate. C'era tutto questo e quindi la dimensione spirituale mistica della parola, che pure il Vescovo ci dice in questo scritto essere un richiamo fondamentale, necessario, questa dimensione spirituale della lettura della parola. Ecco, in un'esperienza così a 360 gradi, nel secondo video c'era quello scritto di Paolo VI che posto a conclusione della lettera, dove straordinariamente dice: la parola è capace di evocare una presenza che nella nostra vita non è presente. Ecco, io mi ricordo uscendo sul Sagrato, c'era una luce di agosto, un pomeriggio di agosto, una sensazione di dire: ma io sono qui o sono già in una dimensione eterna? Ecco, questa è la capacità straordinaria che io nella mia vita ho sperimentato questa volta come altra, di quella parola. È chiaro che se ci mettiamo a questo confronto le parole che noi dobbiamo scegliere da pubblicare, quando non sono questa parola rispetto alla quale noi ci mettiamo solo nell'ottica di semmai poterla tradurre in modo aggiornato, perché anche questo è un servizio, credo, alla comprensione maggiore di questa parola, ci mettiamo in una dimensione completamente diversa. Che poi ci siano parole capaci di illuminare, credo che qui nessuno ne dubiti, e anzi è quello che noi cerchiamo di fare. E anzi uno degli scopi della nostra di quello che noi facciamo come editori è proprio quello di promuovere un'interpretazione della parola che, come diceva Paolo De Benedetti, che è stato uno dei grandi consulenti della nostra editrice, sappia indurre il lettore a trovare il 71esimo senso. Lui diceva che le scritture hanno 70 sensi, che la tradizione ci illustra e ci consegna. Ogni versetto della scrittura ha 70 sensi. Tutto quello che noi facciamo nell'interpretazione è quello di indurre il lettore a cercare il 71esimo, quel suo senso, il senso per la sua vita, no? 71esimo diverso da tutti gli altri. E in fondo credo che sia anche quello che il Vescovo ci invita a fare con questa sua lettera. Rileggete le scritture per trovare questo 71esimo senso, che è quello che vale per la vostra vita. Grazie. Marco Archetti? Di parola che salva, giusto? Era la domanda. Se anche appunto le parole sul, con cui sul mio rapporto con le parole che dovrebbero salvare, se salvano. Illuminano e sorprendono. Certo. Sono i verbi che usa il Vescovo. Ma in realtà la parola ha tanta capacità di svelare e di rivelare, quindi tanta capacità apocalittica. Bellissimo che apocalisse significhi in realtà rivelazione.
non gli diamo un altro significato, ma è una forzatura. In realtà apocalisse significa rivelazione. Quindi le parole hanno grande capacità apocalittica, ma hanno anche grande capacità, così come di svelare, di occultare. A tutti noi capita quotidianamente di venire a contatto con parole usate con intento, intenzioni manipolatorie, maliziose, di tradimento del significato. E mi sembra che da questo punto di vista, prima si faceva un richiamo con la storia della Morcelliana, che è un richiamo che mi ha molto toccato, tra l'altro non conoscevo, devo dire la verità, questa storia, l'inizio di questa storia, ma sono contento di averlo conosciuto perché mi appartiene molto quello che hai detto. Quell'epoca era probabilmente la fiera delle parole equivoche, delle parole manipolate, tuttavia in condizioni politiche diverse attualmente, ma non potremmo non dire che non stiamo vivendo un'epoca di parole sottoposte a operazioni manipolatorie. Certo, per questo è sempre molto importante scavare dentro la parola. Uno scrittore americano che si chiama Don DeLillo, una volta in un'intervista ha detto una cosa che mi ha inchiodato a proposito di parole che persistono. È una sua riflessione che io ho sempre presente. Lui, intervistato da un giornalista americano, disse che lui era stato formato dal suo lavoro. Il suo lavoro era avere a che fare con le parole, scrivere. E diceva, c'è una così profonda forza morale nella ricerca di una parola quando trovi la parola giusta. Ecco, l'idea che l'inseguire dentro una parola il rifiutare la pigrizia e l'inseguire la parola giusta dentro la parola che ci sembra giusta, ma probabilmente non lo è, l'idea che questa operazione ci alleni e ci regali qualcosa che è una forza morale, svela tutto il tesoro della parola, perfino quella con la P minuscola, nella relazione, nel corpo a corpo con la parola. È una relazione che noi non dobbiamo mai rifiutare, ma che dobbiamo tenere sempre molto viva, individualmente, è un rapporto che tutti noi dobbiamo tenere vivo, farci sempre delle domande, entrare dentro le parole, perché dentro le parole c'è la verità. Nell'uso che si fa di certe parole, meno, c'è molto meno la verità. Certo, poi io sono molto legato in termini di relazione, non solo alla relazione tra noi che ci interroghiamo sulla parola, ma anche sul fatto che poi la parola, e anche questo è un punto che in questa lettera pastorale mi sembra saliente, diventi un atto, che non resti solo parola, ma che diventi atto, che attraversi la nostra vita. Io sono molto affezionato a una descrizione molto pragmatica, secondo me, di cos'è il bene e di cos'è il male di Simone Weil, che diceva, il male è tutto ciò che derealizza il mondo, il bene è tutto ciò che permette al mondo di realizzarsi. E mi sembra che in maniera estremamente sintetica dica qualcosa di inoppugnabile e anche di molto profondo. Cioè, il bene vede la realtà perché la realtà è una realtà di relazione. Ecco, interrogarsi sulle parole, far diventare parole atti e far sì che dalle parole giuste discendano atti etici, mi sembra un grande mestiere per noi tutti che siamo qui. Grazie. C'è un altro aspetto della lettera del Vescovo su cui vorrei chiedere appunto sentire la vostra opinione, ed è proprio il titolo che il Vescovo ha scelto, il tesoro della parola, ossia definire la parola come un tesoro. Ecco, mi piacerebbe sentire dalla vostra viva voce, dalla vostra esperienza, quanto sia grande per voi questo tesoro. E se l'abuso, che abbiamo già ricordato, che di questa parola spesso si fa, che della parola si fa, non rischi in qualche modo di svalutarlo, e eventualmente quali possono essere gli antidoti per fermare questo abuso, questi attentati, questi rischi che sta correndo la parola. Che la parola sia un tesoro per una casa editrice non ci piove, è la materia prima della casa editrice come per altri è il ferro, ecco, quindi per definizione c'ho il patrimonio a cui noi attingiamo e mi ero segnata qua una citazione di Magris che mi richiama tantissimo, quello è la stessa cosa che ha detto De Lillo, che dici tu in altre parole, per fedeltà la leggo perché altrimenti la stoppierei. La correttezza della lingua è premessa della chiarezza morale e dell'onestà. È la stessa cosa che diceva De Lillo, no?
questo è il nostro materiale, cioè la responsabilità dell'editore è nelle parole andare a cercare questo tipo di parole, che sono portatrici anche di chiarezza morale e che da un certo punto di vista l'editore è un vantaggio rispetto al contesto delle parole del mondo, perché per definizione ha a che fare con la parola scritta e la parola scritta ha già un grado di maturazione, di elaborazione un po' più elevato della parola orale, è più difficile scrivere che esprimersi, quindi già il nostro ambiente di selezione delle parole che dobbiamo pubblicare è un pochino più raffinato, ma da qui arrivare a una parola che abbia queste caratteristiche, che è quella che noi dobbiamo portare, ovviamente ci sta tutta la responsabilità e la difficoltà dell'editore. E io credo che per un editore cattolico, che si autodefinisce cattolico, come la Morcelliana, per tradizione e per convinzione attuale, la responsabilità stia anche nel selezionare capacità di esprimersi che trovi ricezione da parte del mercato delle idee. Non ho paura a usare il termine mercato, perché per me il mercato, in questo senso che sto dicendo, non ha nulla a che fare col mercato dove si fanno i profitti, perché non è un intento della casa editrice che io qui rappresento il profitto. Sono lontana da questo. Quando dico capacità di stare sul mercato, alludo alla capacità di pubblicare dei libri che la gente compra. Perché abbiamo l'esempio di molte case editrici che pubblicano i libri che sono assistiti dai finanziamenti di chi vuole che il libro sia pubblicato. Spesso capita anche l'associazione virtuosa di libri che sono finanziati e che hanno anche capacità di stare sul mercato, ma altrettanto spesso invece c'è una selezione molto diversa fra i libri che hanno la capacità di vendere e i libri che invece sono pubblicati in quanto hanno un finanziamento. La responsabilità di tenere in piedi una casa editrice che sta sul mercato e che quindi non ha bisogno di sussidi esterni, come è stato anche per le nostre case editrici, quelle che io conosco storicamente anche vivendo a Brescia, in un passato in cui anche le istituzioni cattoliche avevano molti più possibilità di finanziare le case editrici. Si è passati adesso a un sistema in cui sopravvive chi ha la capacità di vendere libri sul mercato. Questo non significa sottostare alla richiesta di parole che vengono dal mercato e che quindi possiamo pensare abbiano caratteristiche di maggior facilità di lettura, superficialità, no. Significa saper scegliere parole, e ci sono, che hanno la capacità anche di penetrare in questo mercato. È una sfida enorme, ma è la sfida davvero interessante, perché allora vuol dire che tu pubblichi dei libri che la gente ha voglia di leggere. E credo che questo, per un editore che fa il nostro mestiere con l'ambizione di pronunciare quelle parole che abbiamo detto, sia veramente il traguardo. Abbiamo degli esempi, per fortuna nella nostra storia, in questo momento sono felice di poter dire che Morcelliana è in grado di stare sul mercato sempre di più, lo stiamo realizzando. Lo stiamo facendo grazie anche alla grandissima tradizione che abbiamo alle spalle, per cui il nostro marchio è dotato di credibilità su questo mercato che sto descrivendo. Ma lo stiamo facendo perché in questo momento siamo capaci di pubblicare libri che la gente compra, anche se sono libri che sappiamo, l'abbiamo detto, ce lo siamo detti, che tipo di libri, di esegesi, di profondità e di capacità di parola hanno. Dicevo, degli esempi fortunati ci sono. Il nostro long seller, best seller della storia è un libro pubblicato da Jan Dobraczynski, L'ombra del padre, negli anni 80, e devo dire che questo libro tutti gli anni, ripubblicato, ci assicura un introito che ci consente anche di fare operazioni editoriali che noi sappiamo fin dall'origine più di nicchia, ma che riteniamo necessarie fare per stare culturalmente sul mercato. Quindi abbiamo anche la capacità, cioè abbiamo nel nostro catalogo, ma abbiamo anche la capacità di individuare libri che sanno vendere in questo tempo, in questo mondo complicato, dove, lo dice il Vescovo, quindi credo si possa dire, nel mondo occidentale sembra quasi che
anche di ispirazione religiosa, l'adesione alla fede sia in fase recedente, ciò nonostante io credo che, almeno io in questo momento, guardo con ottimismo alla capacità che ha un'editrice di stare sul mercato pronunciando parole serie, affidabili, che sono recepite, per cui la gente è disponibile a pagare. Grazie. Marco Orchetti. Io per rispondere alla tua domanda ritorno al me che legge, che nel silenzio con un libro in mano e ascolta qualcun altro. Io quando leggo sono uno che cerca degli indizi di senso, di significato, delle direzioni, e so bene che le parole sono delle mappe. Le parole non sono solo le parole, è tutta sera che lo diciamo, ma è una verità, anche questa credo inoppugnabile. Le parole sono pietre, si dice, ma è proprio perché le parole non sono solo le parole. Le parole sono soprattutto delle mappe. Ecco, secondo me davanti alle parole che noi incontriamo, la domanda che dobbiamo farci è: dove mi portano? Essendo mappe, dove mi portano? Dove mi stanno portando? Perché capire qual è la conseguenza di una parola, la conseguenza del significato di una parola, qual è l'ombra lunga che getta una parola, dove guarda una parola, significa capire di che tipo di parola mi sto servendo, che tipo di parola sto ascoltando. Se sto ascoltando una parola vera, una parola falsa, una parola persistente, una parola volatile. Un altro elemento che uso per rispondere e chiudere la risposta alla tua domanda è un'altra frase molto bella contenuta nella lettera pastorale del Vescovo, ed è quella sull'incontrare noi stessi attraverso la parola. Dice: noi incontriamo la parola di Dio, ma incontriamo noi stessi. Ecco, ricorrendo sempre a quel parallelismo consapevole della differenza delle maiuscole e delle minuscole, quando io leggo sono uno che cerca se stesso, cerca degli indizi, cerco me stesso, cerco anche molto altro, però cerco soprattutto me stesso. E devo dire che, e questa è una gratitudine che la mia vita non può che provare per la letteratura, per le parole, per i libri, per tutto questo mondo qui, insomma, devo dire che io mi sono trovato nel Coelet, mi sono trovato in Moby Dick, mi sono trovato nei Karamazov, mi sono trovato in Madame Bovary, mi trovo di continuo, il che non vuol dire che io smetta di cercarmi, perché trovarsi è complicato, e poi non sempre persiste questo stato, ti trovi ma poi ti cerchi anche da qualche altra parte, ti trasformi, siamo esseri continuamente mutevoli. Però questa grande gratitudine che io ho per la parola, non posso nasconderla. Io faccio e chiudo questa affermazione audace: io sono un uomo felice. Sono un uomo felice perché ho sempre una parola che mi aspetta da qualche parte, so che ho una parola che contiene un significato, e questo è stato un'esperienza nella mia vita impagabile, e l'auguro a tutti, insomma. Grazie Marco. Dalla regia mi mandano un pizzino in cui mi dicono che l'ora a nostra disposizione sta volgendo al termine, ma vorrei chiedere, così per chiudere, al Vescovo, alla luce appunto di quello che ha ascoltato dai due interlocutori che con lei hanno dialogato sul senso della parola, poi per entrare nelle ricadute pastorali della lettera che lei ha scritto, prenderà avvio la settimana prossima un intenso cammino per la diocesi, per cui avrà modo di raccontare ai fedeli bresciani il perché di questa lettera, quali ricadute avrà. Ecco, ma vorrei che così lei facesse un po' una conclusione, una riflessione su quello che ha ascoltato da Francesca Bazzoli e da Marco Orchetti. Innanzitutto le ringrazio davvero di cuore per questa riflessione che abbiamo condotto insieme e che abbiamo cercato di offrire, diciamo, per queste risonanze che considero estremamente preziose. Vorrei concludere così, provando anche a raccogliere e a convogliare verso la sintesi finale quello che ho anche ascoltato. Penso che adesso la cosa ci è più chiara. Quando sentiamo l'espressione parola di Dio, noi dobbiamo distinguere tra l'esperienza dell'incontro con Dio che ci parla e un testo, che è il testo delle scritture attraverso le quali Dio continua a parlarci.
Dio ci parla in tante maniere. Gli eventi stessi sono una rivelazione, un apocalissi, no? L'incontro con le persone diventa l'occasione per capire meglio la nostra vita e magari anche la realtà stessa di Dio, la testimonianza di persone rette, di persone giuste, di persone oneste, di persone eroiche, diventa un messaggio che Dio ci lancia attraverso il quale si fa anche conoscere per quello che è. Ma noi abbiamo una modalità singolare attraverso cui la parola ci viene incontro ed è quella delle Sacre Scritture, cioè la Bibbia. La Bibbia è un libro, come allora non è identico, che so, al romanzo Delitto e Castigo di Dostoevskij, però è un libro molto complesso, molto articolato, è un libro di libri, perché nella Bibbia c'è il libro dell'Esodo, ma c'è anche il libro della Genesi, c'è il libro di Coelet, c'è il libro di Giobbe, tanti libri che formano poi un unico grande libro. Ci sono i Vangeli, che sono a loro volta dei piccoli libri, e poi ci sono delle lettere, la lettera di San Paolo, ed è già questo ci affascina molto, cioè come si può pensare di rendere unitario tutto questo e dire, ecco, la Bibbia è un grande libro, e poi chi l'ha scritto alla fine nel suo insieme. Sarebbe interessante, direi, affrontare queste domande, ma qual è il punto che mi interessa segnalare? È che c'è un rapporto tra questo libro e la vita, come c'è sempre un rapporto tra ogni libro e la vita. Cioè i grandi libri sono quelli che ti fanno comprendere meglio la vita, no? Come giustamente è stato detto, no? Quando ci si imbatte e ci si lascia quasi immergere dentro le grandi narrazioni dei grandi scrittori, lì trovi la vita, non ne esci più arricchito, comprendi meglio chi sei, comprendi meglio la realtà del mondo. Ecco, è importante intuire che in questo grande libro che chiamiamo la Bibbia, da Biblia, che sono i libri, questo grande libro noi troviamo, come posso dire, una rivelazione che ti permette di comprendere meglio contemporaneamente, o meglio, di conoscere meglio contemporaneamente il mistero santo di Dio e la tua vita. Per questo, e chiudo, il mio desiderio è che in questo anno pastorale, anche nel prossimo, perché noi dedicheremo 2 anni alla parola di Dio, la nostra Chiesa e più in generale un po' tutte le persone che riusciremo con le quali riusciremo a dialogare, avessero davvero questa occasione di comprendere meglio la grande portata, la grande forza che ha la Bibbia di illuminare la vita. Imparare insieme a leggere le pagine di questi scritti, direi accogliendo il valore di rivelazione che sono in grado di offrirci. Ritengo che per fare questo ci sia bisogno anche di aiutarsi, perché occorre acquisire anche una certa metodologia di lettura, no? Giustamente la lettura non va da sé, richiede delle condizioni, richiede un atteggiamento e forse nel nostro caso richiede anche un metodo di approccio. Questo dovremo farlo insieme. Abbiamo qui, vedo là il vicario per la pastorale, ecco, sarà un compito che ci assumeremo volentieri. Ecco. Non so se tocca a me fare ringraziamenti, no? E quindi... No, soltanto... Sono io che ringrazio l'Eccellenza appunto per aver rinnovato ancora per un altro anno questo incontro con la famiglia di Voce del Popolo. Ringrazio Francesca Bazzoli e Marco Archetti per la cortesia, per la gentilezza che ci hanno usato e per essere presenti questa sera, per quello che hanno detto soprattutto. Come dicevo prima, poi appunto la settimana prossima inizierà una sorta di tour per la diocesi per presentare alle diverse componenti della comunità diocesana la lettera. Oltretutto il nostro vescovo, sempre sul tema della parola, sarà protagonista anche del Festival delle 10 giornate con una conferenza che terrà il 17 settembre, e si parlava prima a cena che sta maturando l'ennesima e attesa edizione di Librixia,
organizzata da Confartigianato, e appunto sarà un altro momento importante per Brescia, per confrontarsi con i libri e con la parola. Ecco, però prima di chiudere vorrei soltanto fare un piccolo ricordo su una figura che davvero era innamorata della parola, sia quella con la P maiuscola che citava il Vescovo, ma anche quella con la P maiuscola che ha utilizzato nella sua attività professionale, che ne ha tenuto impegnato per una vita. L'8 agosto scorso è scomparso, è venuto a mancare Angelo Onger, figura importante del giornalismo bresciano e soprattutto che ha dato tanto alla causa anche del giornalismo cattolico, avendo lavorato per Madre, avendo supportato e accompagnato per tanti anni anche noi di Voce. Ecco, ci tenevo a chiudere con questo ricordo davvero di un uomo che ha speso la vita in qualche modo per la parola, servendola come giornalista ma anche come cristiano e come credente. Grazie ancora a tutti. Appuntamento l'anno prossimo, eccellenza, aspettiamo la quinta lettera per poter ritrovarci qui di nuovo alla festa di Voce. Buona serata a tutti, grazie.